siamo una federazione sportiva, quindi ovviamente l'attività principale è quella dello sport a livello agonistico, quindi abbiamo società affiliate da tutte le parti dell'isola e portiamo avanti le nostre attività, i nostri settori che sono più di uno: la canoa d'acqua piatta, canoa slalom, l'acqua mossa e poi la canoa polo, che è sostanzialmente il nostro sport di squadra. Siamo molto felici però di abbinare alla parte agonistica anche il sostegno a delle attività che, diciamo, non sono agonistiche ma sono molto importanti in questa logica. Ormai da un paio d'anni sosteniamo Francesco nelle sue missioni per l'ambiente, è esattamente come lo sport può diventare utile anche, diciamo, in altri ambiti, e in questo caso, diciamo, Francesco è bravissimo nel riuscire a sposare sport ed ecologia insieme. Veramente molto importante quello che sta facendo Francesco con questa traversata, sarà molto impegnativa anche a livello atletico, perché dovrà fare davvero tanti chilometri, dovrà pagare per tante ore e lo farà in nome dell'ambiente. Allora, vabbè, tutto inizia che da 2 anni fa la federazione insieme a me abbiamo spostato il discorso di fare lo sport e ambientalismo, nel senso che con i miei kayak diamo la possibilità di fare sia sport che ambientalismo, andando a pulire la costa e alcuni tratti di mare, tra cui nella fattispecie tra Cinisi e Terrazzini, dove io devo fare la traversata che parte da Torre Faro e Messina. Arriverò a Milazzo, in giornata sono 40 km di traversata, poi l'indomani si farà la traversata Milazzo Vulcano, poi ci sarà la circonnavigazione di Vulcano e Liberi. Si dormirà in tenda da campeggio, non si userà plastica e spero di trovare tartarughe, anche qualche salto di qualche delfino, ma di sicuro spero, cosa mi sa impossibile, di non trovare plastica. Nel momento in cui si troverà la plastica, durante le pagaiate si faranno le riprese e si documenterà. Questa traversata è patrocinata dalla Federazione Canoa Kayak d'Italia e io di questo voglio ringraziare il consigliere federale Gennaro Cirillo e il presidente regionale Ottavio Gueni.